La decisione del Consiglio di Stato, che ha sancito che il poligono di tiro a San Vittorino, frazione dell'Aquila, può restare operativo, verrà impugnata dall'Associazione per la tutela di San Vittorino, che da anni si batte per questo e che ha annunciato che farà ricorso ai giudici europei. A parlare è stato il legale dell'Associazione Fausto Corti, che ha spiegato che la sentenza per loro è spiegabile perché ha ritenuto che gli abitanti di San Vittorino non fossero legittimati a fare ricorso al TAR, non entrando nel merito. Il TAR, invece, aveva dato ragione, ha ricordato Corti, in primo grado all'Associazione, disponendo la chiusura della struttura. Ora però il Consiglio di Stato motiva dicendo che il poligono ricade in una zona di uso civico del comune di Pizzoli e quindi solo gli abitanti del comune avrebbero potuto opporsi. Ovviamente in tutto questo c'è da considerare anche la posizione di Amiternum, che si occupa del poligono di tiro. Loro hanno sempre ribadito di avere tutte le autorizzazioni, comprese quelle del rumore, ribadendo dunque la bontà della loro azione e la legittimità del loro lavoro lì. Per Corti però il Consiglio non ha considerato invece il grave danno alla salute che il rumore arreca agli abitanti di San Vittorino, testimoniato, ricorda Corti, da due perizie fonometriche che avevano dimostrato, ribadisce legale, il superamento dei livelli massimi imposti dalla legge. Per Corti, insomma, i giudici europei alla fine riconosceranno le ragioni dei cittadini. L'associazione però non intende mollare e chiede che il poligono venga delocalizzato. Amareggiati perché quello che chiedevamo era solo che fosse tutelata la nostra salute psicofisica. E in questo ci siamo sentiti soli, in questa nostra battaglia ci siamo sentiti soli non solo dalla classe dirigente che avrebbe dovuto proteggerci, ma a questo punto anche dalla legge. E preoccupati perché non sappiamo cosa avverrà da qui ai prossimi giorni, perché comunque ci aspettiamo che dal poligono di tiro arrivino gli spari che noi dovremo ascoltare dalla mattina alla sera, spari autorizzati, e quindi ci sentiamo nuovamente in una situazione di sopruso autorizzato.